non ti ha creato per la perdizione. Dio ha tanto amato il mondo, alleluia, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque, ascolta, chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non si perda ma abbia la vita eterna. Perché Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per condannare il mondo, per giudicare il mondo. No, Dio non ha mandato Gesù per condannarci. Dio ha mandato Gesù per salvarci, per redimerci, per liberarci dai nostri peccati. E lui morì sulla croce, su quel duro legno. Il Figlio di Dio fu inchiodato per te, per me. Lui, l'agnello immacolato, l'agnello purissimo, gloria a Dio, l'agnello che non aveva mai peccato, l'agnello di Dio, come Giovanni Battista gridava. Giovanni Battista diceva: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Gesù Cristo, l'agnello purissimo, santo, puro, immacolato, fu crocifisso per noi. Lui diede la sua vita per amore nostro, su quel duro legno. Lui diede la sua vita in sacrificio per noi. Lui diede la sua vita, ascolta peccatore, peccatrice, lui diede la sua vita per te come un sacrificio espiatorio. Sai cosa vuol dire espiatorio? Per purificarti, per purgare i tuoi peccati. L'agnello di Dio, alleluia, diede il suo sangue su quella croce. E quando lui era sulla croce con una corona di spine, quando lui era sulla croce con le mani forate, coi piedi forati, sanguinante, sofferente, lui pativa i nostri dolori, lui prese su di sé i nostri peccati, lui prese su di sé le nostre malattie, lui prese su di sé la nostra condanna, lui prese su di sé i nostri dolori, le nostre maledizioni caddero su di lui, dice la Bibbia, perché lui è stato l'agnello che è morto al posto nostro. Noi meritavamo la morte, io meritavo la morte per colpa dei miei peccati, io dovevo andare a morire sulla croce, ma lui disse al Padre: Padre, non imputare i loro peccati, andrò io sulla croce. Il Padre mandò l'unigenito suo figlio, alleluia, l'unigenito proceduto dal Padre, diede la sua vita quale sacrificio espiatorio. Lui morì al posto nostro, lui prese la nostra condanna, lui ci fece grazia, noi che non meritavamo la grazia, noi meritavamo la condanna, la morte, l'inferno per colpa dei nostri peccati. Noi meritavamo di andare all'inferno, io per primo, ma lui mi ha dato la grazia. La grazia vuol dire il favore immeritato, la grazia vuol dire il perdono immeritato. Noi non lo meritavamo, ma lui ha dato la sua grazia ad ognuno di noi, a chi crede. L'agnello purissimo, il Figlio di Dio, morì per noi, alleluia. Quale grande amore! Cari, non siate indifferenti, non siate increduli, ve lo dico per amore dell'anima vostra. Ma non se la prenda così! Ve lo dico per il vostro bene, ve lo dico per la vostra salvezza. Non siate indifferenti. Quando Gesù Cristo era sulla croce,
Alleluia! L'agnello purissimo alzò gli occhi verso il cielo e lui non considerò i suoi dolori, non considerò le sue sofferenze, lui non considerò i dolori della croce, ma lui alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, Padre, perdonali, Padre, perdonali, perché non sanno quello che essi fanno. Su quella croce il Dio del cielo, per mezzo del Cristo crocifisso, per mezzo di Cristo Dio ci offre il perdono. Cosa farai tu con questa grande verità? La riceverai o la rifiuterai? Accoglierai il perdono oppure disprezzerai il perdono? Se tu lo accoglierai sarai salvato, ma se tu lo disprezzerai ti stai autocondannando da solo, perché non credi nell'opera che il Messia ha compiuto per noi. Ma io ti voglio dire in questo momento: ravvediti, riguarda la tua vita, rifletti, pentiti e riconosci Cristo quale Signore e Salvatore della tua vita. Quando lui era sulla croce, lui alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, perdonali perché non sanno quello che si fanno. E dice la Bibbia che a fianco a lui c'erano due ladroni, due malfattori, c'erano due criminali, uno alla sua destra, uno alla sinistra. Gesù era stato crocifisso in mezzo e ai suoi lati c'erano due malfattori. Uno dei due, ascolta questa parola è veritiera, uno dei due ladroni si pentì negli ultimi istanti della sua vita. Quel ladrone disse queste parole memorabili, ascoltatele e credetele, credetele e realizzatele, sperimentatele, perché sono veraci. Queste parole sono piene di potenza per liberarvi dai vostri peccati. Il messaggio della croce è potenza di Dio. Alleluia, alleluia. Uno dei due ladroni negli ultimi momenti della sua vita si pentì. Uno dei due ladroni si pentì e disse queste parole memorabili, rivolgendosi a Gesù che era lì in mezzo su quella croce. Quel ladrone pentito gli disse: Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Alleluia. Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Ascolta queste parole e falle entrare nel tuo cuore, e che questa parola diventi la tua supplica, che questa parola diventi la tua preghiera e sarai salvato. Che questa parola diventi la tua ispirazione. Quel ladrone disse: Signore, ricordati di me. Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Quel ladrone si pentì e riconobbe che Gesù aveva un regno. Come fece a riconoscerlo? Come fece a capire che Gesù aveva un regno? Quel ladrone disse: Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Sapete come lui capì che Gesù aveva un regno? Perché lo Spirito di Dio lo illuminò, perché lui si pentì. E ti voglio dire, caro e cara che ascolti, quando tu ti pentirai, lo Spirito Santo ti illuminerà, lo Spirito Santo ti rivelerà i misteri di Dio, lo Spirito Santo ti farà conoscere la verità. Quando tu ti pentirai, alleluia, lo Spirito Santo ti illuminerà. Ricordati di me quando verrai nel tuo regno, disse quel ladrone.
Gesù, ricordati di me. Questo è quello che tu e io abbiamo bisogno. Questo è quello che tu hai bisogno. Di chiedere perdono a Gesù. Di invocarlo. Di porgere la tua fede in Lui. E non trovare scuse. Perché quel ladrone si trovava nelle peggiori condizioni. Ma lui credette. Perfino in quella condizione. Gloria. Quel ladrone era sulla croce. Eppure lui trovò la forza di credere. Non trovare scuse. Non dire ma non c'ho tempo. C'ho troppo lavoro. Mi devo divertire. C'ho le vacanze. Non trovare scuse. Credi nel Messia. Credi nel Nazareno. Credi in colui che il Padre mandò, il Figlio di Dio. Credi in Gesù. Credi nel Cristo glorioso. E tu riceverai il perdono. Gesù gli disse, cari, dopo che quel ladrone si pentì e invocò il Signore, Gesù gli disse, oggi stesso, in verità ti dico, che oggi tu sarai con me in paradiso. Gesù Cristo lo perdonò all'istante. Gesù Cristo gli diede una speranza eterna all'istante. In altre parole, Gesù lo salvò. In verità io ti dico, oggi stesso tu sarai con me in paradiso, disse Gesù. E ti voglio dire, Gesù vuole salvarti oggi. Gesù Cristo vuole darti una speranza oggi. Gesù Cristo vuole perdonarti oggi. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno giusto. Non dire domani, perché domani potrebbe essere tardi. Dio vi benedica. Venite a ascoltare la parola quando volete, siete benvenuti. Lasciami un foglio con un libro. Già lasciate, non c'è mai nessuno.